alla fine in certi peccati, in certi malefici c'è la presenza di questo male con la lettera maiuscola. E qualche volta anche noi ci lasciamo condizionare da questa presenza e tormentiamo la bellezza della presenza di Dio che agisce e opera nella nostra vita. Oggi dobbiamo pregare per tutti quelli che sono schiavi del male, abbrutiti dal male, dal peccato, in tutte le sue espressioni più degradanti, perché la potenza del Signore e l'impegno di tutti noi testimoni di questa sua presenza in qualche modo escluda dalla nostra storia questa presenza malefica e ci renda artefici in nome di Gesù del bene che purifica la storia tormentata e le restituisce la bellezza di storia santa, perché purificata dal peccato con la morte e risurrezione di Cristo Gesù.